Sta Subbiano, sua figlia sta a Caporona, passerete il Natale separati da un ponte? Separati da un ponte, esatto, proprio separati da un ponte, ci separerà dal ponte. Due comuni di fatto gemelli divisi da un ponte che questo Natale inevitabilmente separerà anche le famiglie. È questa la paradossale situazione di Subbiano e Capolona. Ci troviamo infatti sul ponte sull'Arno, da questo lato c'è il comune di Capolona, ma attraversandole, percorrendo solamente alcuni metri, abbiamo già sconfinato nel comune di Subbiano. È veramente paradossale e non ha nessun senso, perché il comune di Subbiano e Capolona specialmente sono sempre stati uniti da sempre fisicamente. Quindi, cosa li separa? Un ponte che ha visto la storia di tutti e due i paesi? L'ideale linea di separazione tra i due paesi, rimasti divisi dopo un referendum sull'unificazione nel quale vinse il no, si trova infatti esattamente a metà del ponte sull'Arno. La popolazione è una sola popolazione che ha servizi nell'uno e nell'altro comune, dalle scuole, la casa della salute, alle stazioni ferroviarie. Insomma, per la persona che viene da fuori è molto difficile capire dove comincia un comune e dove finisce l'altro. Così come per i nostri cittadini, dico i nostri, dei nostri due comuni, diventa assolutamente naturale da un posto all'altro. Il paradosso è che purtroppo per Natale e per Santo Stefano, durante le feste, persone che tutti i giorni sono insieme per lavoro, per scuola, per servizi, eccetera, eccetera, in quei 2 giorni non lo possono stare. Un confine sino ad oggi invisibile, ma che con i divieti della pandemia diventa invalicabile. E così sarà anche nel giorno di Natale, il 26 dicembre, e per Capodanno, giorni nei quali non sarà possibile attraversare l'Arno per andare a far visita ai familiari. Una volta non c'erano questi distaccamenti così forti come li sentiamo ora. Ora invece si sentono sempre di più. Appunto, sarebbe meglio li unissero questi due comuni.